I'm a perfect fool to fall in love with someone like you. There'd be no rule for any fool with someone like you. Secondo te io non deve tornare alla musica? Roy Lee è tornato alla musica e alla vita. Dopo 30 anni vissuti sulla strada in un angolo di via Torino nel cuore di Milano, dove due inverni fa lo avevamo incontrato. Cos'è successo alla tua vita? È un pochettino di cambiamento. Ho lasciato quell'angolo per sempre. Adesso mi vedo in via Torino solo di passaggio, sigaro e basta. Ai milanesi che lo vedevano comporre testi sotto un albero della via, Roy, americano di Nashville, raccontava del suo glorioso passato, di antichi successi da milioni di dischi, incisi accanto a Elvis. Sembravano fantasie di un clochard, così per 30 anni, fino all'incontro con Cristina, volontaria della Croce Rossa. La sera facciamo questo giro notturno, andare a trovare le persone sulla strada, e Roy era una delle nostre tappe, perché all'epoca lui stava in vicolo Pusterla e mi ha subito colpito moltissimo, perché ho capito che si trattava di una persona con delle capacità non comuni e anche con una grandissima umanità. E quindi è nata questa bella amicizia. Cosa ha offerto Cristina? L'anima. Questo bambino è un angioletto. Altrimenti io ero ancora lì. Sai cosa vuol dire? Nessuno in questi anni ha mai potuto di farmi alzare e camminare da solo. Non sono partita pensando adesso lo tolgo dalla strada, non ci credevo, ho detto voglio conoscere meglio questa persona, perché è una persona che mi piace, che mi incuriosisce molto. E quindi abbiamo iniziato a pensare alla sua salute piano piano e a fare i documenti. Ho trovato anche una grande collaborazione nel pronto intervento anziani del Comune di Milano. Io non passavo un giorno senza almeno due terzi di bottiglie di whisky o un bottiglio di brandy in terra, bottiglie di gin. No, io da Pasqua non bevo più niente. Ha ripreso proprio la sua vita in mano e questa è una gioia grandissima davvero. Rinasce da 74 anni. In Italia Roy si era trasferito negli anni 60 per cercare fortuna nel cinema, nella pubblicità e ancora nella musica, poi per inseguire un amore. Quando la moglie se ne andò portandogli via le figlie, si lasciò andare alla strada e a troppe bottiglie. Un altro angelo non lo abbandonò mai, un giornalista della radio svizzera che aveva conosciuto Roy alla fine degli anni 50. È tutto vero quello che lui dice, perché ho vissuto con lui tutta la sua vita e i dischi di Roy lì li ho tenuti tutti. Fortunatamente, perché lui li ha persi tutti. Ha scritto canzoni per dei grossi musicisti come Floyd Kramer, che è un grande Anita Kerr singer. Io ho lavorato con artisti che uno può sognare. Mio zio era il direttore della Capitol 12 anni, lavorava con Frank Sinatra, Dean Martin, Nat King Cole e tanti altri. Ernie Ford, you load 16 ton, what do you get? Piccola canzone, 7-8 milioni di dischi, ma ho lavorato con Pat Boone all'inizio della sua carriera. Elvis veniva a casa quando veniva da Memphis cercando di qualcuno che lo ascoltava, e io ho fatto conoscere il direttore della RCA americano, e dopo due anni lui aveva il contratto con la casa discografica. La carriera in Italia non fu molto felice, perché le canzoni piacevano, le prendevano e poi le copiavano. Fortunatamente io tutti i suoi dischi li avevo una copia, allora io li ho presi, li ho fatti pulire. E quando ho avuto i CD con una quarantina di suoi brani da Giuliano Fournier,
E allora gliel'ho portato una sera, dovevamo andare a un concerto insieme e lui stava ancora in vicolo Pusterna, ma si è fatto trovare in abito blu con la sciarpa di seta. E allora io gli ho detto: sali in macchina avevo il suo CD e l'abbiamo ascoltato insieme. Lui era tantissimi anni che non sentiva più i suoi pezzi, si è messo a cantare insieme all'autoradio e sono state lacrime, è stata una cosa veramente molto bella. Con l'aiuto di Cristina i successi di un tempo ora sono diventati un disco. Poche sere fa a Milano la presentazione al pubblico. Oggi Roy sta in un dormitorio sognando una casa vera. Intanto è tornato sul palco accompagnato dal trio jazz di Angelo Bifezzi, il suo nuovo gruppo. È con loro che vorrebbe incidere il prossimo album per far conoscere tutta la musica che non ha mai smesso di scrivere. Scrive musica sui tovaglioli di carta del bar e ha questi centinaia di pezzi scritti, ma non solo scritti, sono scritti arrangiati nella sua mente. Compone dalla musica country alla musica pop, alla musica swing, alla musica leggera italiana. Circa un paio di mesi fa abbiamo avuto la nostra prima serata dopo 30 anni che Roy era assente dalle scene, e il posto è esploso, nel senso che c'era gente fuori sul marciapiede, c'era gente dappertutto. Era incredibile, mi sentivo quasi rinato, Roy adentro. W-O-N vuol dire ho vinto una battaglia, ho vinto una battaglia con me stesso. Say it straight.